il Teatro San Carlo, carico della sua storia e pieno della sua bellezza e del suo splendore oggi, è ritornato quindi alla luminosità sua originaria. Prima di tutto perché è il più bel teatro del mondo, secondo perché è una delle storie più gloriose, se non la più gloriosa, dei teatri italiani e quindi dei teatri del mondo, e terza cosa perché rappresenta il teatro più importante di tutto il sud dell'Italia. Importante come la Scala, due grandissimi teatri, importanti in tutto il mondo. Il Teatro San Carlo, appunto, un luogo di elezione, l'orgoglio di Napoli, dell'intera Italia, uno dei teatri più antichi e più belli del mondo. E d'altra parte il Massimo di Napoli è certamente tra i tanti stupendi teatri italiani quello che vanta radici più lontane sia nel tempo che nell'eccellenza del cartellone proposto nel corso dei tre secoli di vita a partire dal 1737. Il più antico anche della Scala di Milano e della Fenice di Venezia, il massimo teatro della capitale di un regno, quello borbonico. Luogo di rappresentanza di una dinastia imparentata con altre famiglie regnanti d'Europa, sede di celebrazioni, di incontri diplomatici, di eventi politici nazionali e internazionali, scenario privilegiato di innumerevoli quanto straordinari fatti d'arte. Un'opera che alla magnificenza unisce la maraviglia. E la storia di Napoli capitale si intreccia con quella del suo teatro, che nasce per volere del sovrano appena due anni dopo la conquista del regno. L'intenzione di Carlo di Borbone è sostanzialmente politica. Ritiene che la capitale debba avere un degno teatro reale, accanto, se non addirittura incorporato, nel Real Palazzo, e non una lontana sala d'affitto in cui si svolgono gli spettacoli di musica. Spettacoli che a Napoli hanno una lunga tradizione di eccellenza. Lo studio sistematico delle discipline nei conservatori, antico primato della città, continua da più generazioni, e non soltanto compositori, ma strumentisti e cantanti contribuiscono a mantenere costante, anche oltre i confini, la caratteristica di qualità dell'arte di casa. Bisogna dunque valorizzarla e offrirla agli occhi dei capi di Stato e dei diplomatici europei come caratteristica culturale del regno. Il tutto in una sede che abbia uguale eccellenza. 1817, Stendhal è travolto dalla bellezza del San Carlo. Non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. Gli occhi ne restano abbagliati, l'anima rapita. In un primo momento, quando sono entrato, ho creduto di essere stato trasportato in un palazzo di qualche imperatore d'Oriente. E i viaggiatori stramazzano di fronte a cotanta bellezza. Gli artefici Antonio Medrano e Angelo Carasale tengono fede alle aspettative del sovrano, o quasi. Sera dell'inaugurazione, il re fa i complimenti a Carasale, ma contemporaneamente si infuria. Motivo? Sarebbe stato maggior comodo della Regal Famiglia passare dal Palazzo Reale al teatro per cammino interno. Lo spettacolo inizia e Carasale si dà da fare. In sole tre ore, abbattendo grandi muri, formando ponti e scale di travi e di legni coperti con tappeti ed arazzi, e abbellito da lumi e specchiere, il furbo impresario riuscì a creare il passaggio, realizzando in un battibaleno il desiderio espresso dal sovrano. Nel 1816 il San Carlo va a fuoco, è un disastro. In una notte le fiamme distruggono il teatro, la città è in lutto. I giornali di tutta Europa raccontano e seguono con emozione le cronache locali. Ma l'inimmaginabile diventa realtà e arriva insieme all'uomo dei miracoli, Domenico Barbaglia. Il 12 gennaio 1817 il San Carlo ritorna tra le braccia del suo pubblico, mutato nell'aspetto. Finalmente il gran giorno. Il San Carlo apre i battenti. Grande eccitazione, torrenti di folla, sala abbagliante. E il successo della scuola musicale di Napoli sembra non avere confini. Al San Carlo arrivano Haydn, Bach e un giovanissimo Mozart. Il Teatro San Carlo di Napoli, un teatro che si presenta al suo pubblico completamente rinnovato nella forza della tradizione, nell'esplosione dei suoi stucchi, nella bellezza tanto celebrata da Stendhal.
Un teatro in grado, ancora una volta, di diffondere le sue emozioni ben oltre lo spazio ristretto della platea o del palco reale, fino ad arrivare a coinvolgere la città, le pietre, il popolo. Una malattia benefica che ha contagiato molti, semplici cittadini, amanti dell'arte e della musica, autorevoli esponenti della cultura italiana, fino ad arrivare allo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Stendhal, anzi lo stupore intenso fino allo stordimento che lo scrittore ha provato entrando nella magica sala del teatro. San Carlo è il centro della cultura napoletana, mi permetto di dire il centro della cultura mondiale, il più antico teatro d'Europa. Io avevo già lavorato in altri teatri, quindi il Teatro San Carlo era un edificio molto importante per me, per chi conosce la storia dei teatri, perché il San Carlo è uno degli elementi più importanti nella storia dell'evoluzione dell'opera lirica. Di portarlo in queste condizioni, come probabilmente l'aveva visto Stendhal, che riteneva questo il più bel teatro del mondo, di portarlo in queste condizioni significa poter dire che gli artefici di questa operazione stanno ridando a Napoli, all'Italia e al mondo il più bel teatro che esista. Guardi, l'ha fatto Muti, il maestro Muti, quando è venuto in visita, ha battuto le mani, io mi sono permessa di fargli osservare: maestro, guardi, il pavimento non c'è ancora, terrorizzata. E lui ha detto: lo vedo benissimo, ma se un teatro funziona senza finiture, dopo funzionerà ancora meglio. Pausa. E questo funziona benissimo.